Fabio Carcangio, 31 anni di Capoterra, lei è coach dove? Nella palestra CrossFit Apermalus a Capoterra. Da quanti anni? Un anno e mezzo, abbiamo aperto a luglio dell'anno scorso. Lei di cosa si occupa esattamente a livello appunto di attività? Facciamo principalmente CrossFit, ma anche ginnastica posturale e seguiamo anche i bambini. Adesso è arrivato questo stop da parte del governo dopo un altro stop durato molti mesi. Voi avevate seguito tutti i protocolli? Cosa avevate fatto? Assolutamente sì, noi durante il lockdown, appena abbiamo avuto disposizione, abbiamo allestito fuori, abbiamo creato tutti gli spazi, preso tutti i disinfettanti e i sanificatori adeguati per poter allenare in sicurezza. Oltretutto, visto le ulteriori restrizioni, abbiamo fatto seguire scrupolosamente le nuove disposizioni agli atleti, pur con stress, nervosismo, però siamo riusciti solo ad ottenere un'ulteriore chiusura, quindi non è servito a nulla. Qual è la sua sensazione di fronte a questa nuova chiusura? È un po'... mi sento stanco. Stanco perché nonostante quel nervosismo, lo stress non è servito, quindi mi sento un po'... fiancato. Se il governo non sente, non ha visto l'impegno che ci abbiamo messo, ho un po' di paura per questa cosa. Paura per cosa? Perché comunque non siamo contenti come categoria, come noi e tutti gli altri. Voi vi sentite ingiustamente trattati come untori? Sì. Sì, perché comunque avrebbero dovuto fare dei controlli e chiudere chi non rispettava le norme, e noi le norme le abbiamo seguite. Da voi sono stati effettuati i controlli? No, non sono stati effettuati i controlli. Però, lei dice, noi siamo in regola, quanti sì, iscritti? Abbiamo tra gli iscritti anche forze dell'ordine, quindi sicuramente saremo stati controllati anche da quel punto di vista. Quanti sono gli iscritti totali nella vostra palestra? Ne avremo centinaio forse. All'incirca quindi 100, quindi lei se la sente di dire noi non siamo untori? No, anche perché la disciplina del CrossFit ha la possibilità di avere ognuno il proprio riquadro, ognuno i propri attrezzi che vengono utilizzati in quel lasso orario. Al termine dell'allenamento ognuno deve disinfettare, sanificare il proprio spazio e non c'è contatto tra le persone. Adesso se non cambia nulla in questo mese lei non guadagnerà? Assolutamente no. Non è previsto nessun tipo di aiuto ora come ora? È stato previsto l'aiuto, ma bisogna vedere quando e quanto ci arriverà. Una scelta assurda quella del governo? Assolutamente sì, perché avremmo preferito ulteriori restrizioni piuttosto che la chiusura totale.